Questa Toscana gialla che lo diventerà il 20 di dicembre sembra quasi una beffa. Il problema è che la situazione si sta evolvendo in modo tale che ho visto che anche le regioni che erano state quelle che invece si erano giovate del colore giallo, vedi il Veneto, stanno chiedendo la zona rossa nei giorni delle feste. Quindi il problema è che noi da un certo punto avevamo maturato e abbiamo maturato alcuni dei parametri che ci possono consentire di tornare in zona gialla. Non sono però passati 14 giorni di permanenza in una fascia e alcuni parametri invece non sono propriamente in linea con la possibilità di una anticipazione. Ovviamente questo crea una situazione di grandissimo disagio, di sofferenza per alcune attività economiche che stanno soffrendo da tempo e quindi l'impegno deve essere quello di trovare la modalità di ristoro per queste attività. Però proprio in queste ore dal governo arrivano delle risorse che potranno servire a questo scopo. Per il resto credo che noi dobbiamo fare di tutto per cercare di coniugare la salute e quindi la lotta al virus, l'interruzione della catena della sua diffusione con la possibilità di far riprendere alcune attività economiche e anche la possibilità di far muovere le persone. Noi abbiamo posto con forza questa condizione di chi abita per esempio nei piccoli comuni che si potrebbe trovare veramente ristretto in porzioni di territorio veramente troppo piccole, a scapito anche non soltanto di poter visitare in giorni particolari per gli affetti persone care, ma anche addirittura per l'accessibilità a dei servizi che sono servizi non presenti in alcune piccole realtà. Però dobbiamo avere una scala dei valori. La scala dei valori è che sicuramente la salute è al primo posto, la lotta per l'emergenza sanitaria è al primo posto e poi vengano gli altri aspetti.